Iniziato nel 2012, il servizio shuttle di collegamento fra Cervia e Ravenna con l'aeroporto di Bologna raggiunge un bacino di utenza sempre più ampio e presenta in conferenza stampa al Vistamare Club di Lido di Savio i dati delle presenze relative al 2013 e le prospettive per il prossimo anno. Il primo bilancio direi che è sostanzialmente positivo dopo il 2012, che è stato un anno con un carattere sperimentale. Nel 2013 l'iniziativa si è strutturata partendo in giugno e devo dire che i dati a nostra disposizione, che sono aggiornati in tempo reale a ieri, dimostrano che i due territori, ora io parlo prevalentemente di Ravenna, cominciano, diciamo così, a utilizzare questo importante servizio, sia i turisti che i cittadini, sia in partenza che in arrivo dall'aeroporto di Bologna, tant'è vero che c'è stato un aumento di oltre il 50% delle utenze. Naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare per poter strutturare e rendere dal punto di vista economico sostenibile questo servizio, è per questo che diamo la collaborazione continua da parte degli operatori turistici, in particolar modo degli albergatori. Però devo dire che siamo soddisfatti di questo 2013, tant'è vero che stiamo pensando di confermare questo servizio, di lanciare dal punto di vista appunto promozionale la notizia proprio a partire da questi giorni, per fare in modo che si possa iniziare la promozione per il 2014 partendo dalle fiere turistiche che inizieranno a svolgersi nel 2013, in maniera tale appunto da iniziare per tempo una promozione adeguata di questo importante servizio di collegamento. Un bilancio sostanzialmente positivo, ma sempre aperto ai miglioramenti. Che cosa c'è in programma? In programma noi abbiamo intenzione di continuare e di indirizzare meglio la conoscenza, l'informazione su questo tipo di servizio, che credo sia da iniziare appena finita la stagione, sin dall'autunno, perché deve essere messo nei pacchetti turistici, deve essere informati i tour operator di quello che è possibile utilizzare per raggiungere la costa nelle condizioni migliori dall'aeroporto di Bologna. Questa informazione credo che ci possa permettere l'anno prossimo, continuando nei miglioramenti che abbiamo visto, nell'aumento di clienti che abbiamo avuto quest'anno, di arrivare al pareggio. Noi stiamo rischiando, siamo imprenditori, stiamo rischiando, pensiamo che questo servizio utile per la collettività ci possa anche permettere di raggiungere la sostenibilità economica, che non è una cosa da trascurare soprattutto in questi tempi. È un bilancio positivo rispetto, poi verranno presentati oggi nella conferenza stampa proprio i dati che rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso sono cresciuti 10 volte, quindi da 180, 200 presenze ad oggi siamo oltre alle 1000, quindi questo servizio di collegamento di Cervia, Ravenna, con l'aeroporto di Bologna sta funzionando. È chiaro che la parte fondamentale è la promozione, gli enti locali, la provincia, i comuni di Ravenna e Cervia insieme a tutte le associazioni, il mondo economico e ai gestori della linea hanno lavorato di squadra, i risultati sono incoraggianti e quindi proseguiremo questa sperimentazione, perché si tratta di sperimentazione, anche il prossimo anno. Queste sono le due notizie o le non notizie, questo però permette di dire che viviamo sempre più in un sistema integrato dei trasporti e quindi le varie parti devono collaborare sempre di più e essere sempre più un sistema coeso senza campanili o altro, perché l'importante è il risultato finale di tutto il sistema Ravenna che ne beneficia. Quest'anno l'edizione 2013 dell'esperienza dello Shuttle Race avviene grazie alla collaborazione con il progetto europeo Adrimob, un progetto finanziato dal programma europeo IPA Adriatico, che ha la finalità di favorire l'intermodalità, di favorire una mobilità facile e sostenibile in tutta l'area adriatica, centrata su un ruolo fondamentale dei porti, dei terminal passeggeri, ma anche centrata sulla valorizzazione di tutti i sistemi di trasporto pubblico e di trasporto sostenibile come le biciclette. In questo quadro, sulla base di un'analisi della situazione della nostra mobilità, abbiamo deciso di fare un'esperienza molto importante, molto particolare,
che è quella di potenziare i collegamenti tra le località turistiche di Ravenna e di Cervia e quindi anche con il porto passeggeri di Porto Corsini e l'aeroporto internazionale di Bologna, aeroporto nel quale transitano aerei da tutta Europa e che via via cresciuto fino a numeri di passeggeri veramente elevati fra i primi aeroporti italiani. In questo quadro noi abbiamo fatto l'anno scorso una piccolissima esperienza di meno di 2 mesi, di un paio di mesi, un'esperienza complessivamente positiva ma assolutamente iniziale, che ha visto complessivamente circa 600 passeggeri complessivamente che hanno preso lo shuttle race, il navetto tra l'aeroporto e le località di Ravenna e di Cervia. L'edizione di quest'anno, quindi un'edizione più lunga, dal 1 giugno al 15 settembre, era ed è una edizione fondamentale, diciamo critica per certi aspetti, per decidere se è possibile mantenere e se possibile rafforzare questo collegamento di 4 corsi in andata e 4 corsi in ritorno, settimanali assicurate dai bus di Coerbus. Ebbene, grazie alla promozione realizzata col progetto Adrimob, grazie all'impegno del Coerbus, alla collaborazione con l'aeroporto, con i comuni di Ravenna e di Cervia, dal ruolo della provincia e della Camera di Commercio e grazie anche alla collaborazione degli operatori del settore turistico, il risultato è molto incoraggiante. Nei primi 2 mesi il dato che abbiamo è quello di 1031, e poi manca la giornata di ieri e di oggi, di 1031 passeggeri che si sono serviti delle corse dello shuttle race tra il 1 giugno e la fine del mese di luglio, mentre a questa data nel 2012 eravamo a 181 passeggeri. Certo, il dato non è paragonabile perché l'anno scorso abbiamo cominciato nel mese di luglio, però complessivamente noi siamo a un trend più vicino alle 3 volte rispetto al doppio dell'anno scorso. Siamo a fine mandato, la Camera di Commercio si è attivata moltissimo nell'ambito del turismo, facciamo un bilancio. Allora, innanzitutto diciamo che la parola chiave un po' che ha contraddistinto questo mandato della Camera di Commercio è stato un po' il termine sistema, e proprio l'ambito turistico è quello in cui questo termine si è riempito di più di contenuti. Perché diciamo, il progetto più significativo che è stato portato avanti è stato il progetto Terre di Romagna, un progetto portato avanti insieme alla Camera di Commercio di Forlì Cesena e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì, che ha coinvolto ben 25 soggetti istituzionali, un progetto di marketing turistico di area vasta, quindi che ha voluto promuovere la Romagna, quindi al di là dei confini amministrativi dei singoli territori. E per questo rappresenta un po' diciamo, le strategie in campo turistico della Camera di Commercio. Come dicevo, 25 partner istituzionali, quindi tra comuni, provincia, APT Servizi, a questi vanno aggiunti partner privati, quindi club di prodotto e gli enti che sul territorio fanno promo commercializzazione per i comuni. E diciamo, in questi 4 anni sono state veramente attivate tantissime attività, missioni all'estero, partecipazione ad iniziative a livello nazionale e romagnolo, incontri con i tour operator, quindi oltre 100 operatori in visita, operatori stranieri, operatori turistici ovviamente in visita nelle nostre località. Quindi veramente è stato creato, al di là poi delle attività che sono state messe in campo, è stato creato un contenitore, un luogo non fisico ma di condivisione di strategie, per noi veramente potenzialmente molto interessante. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.